E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Mille Voci, fucile a fusione esotico esclusivo del raid Ultimo Desiderio. Prima arma esotica esclusiva di un raid è veramente l'arma più ricercata all'interno del gioco. Noi stessi non l'abbiamo ancora droppata, dato che il drop è totalmente random e per ottenerlo bisogna completare gli ultimi due step del raid. Prima di iniziare ringraziamo tantissimo Fra per averci prestato l'account. Ma partiamo subito dal perk esotico di quest'arma. Questo ci permette di sparare un raggio mortale che esplode in ritardo. Questo perk rende il Mille Voci l'arma con il DPS più alto del gioco. Infatti in PvE questo è veramente devastante contro i boss, grazie appunto al suo altissimo DPS. Ma riesce comunque a cavarsela molto bene anche nella pulizia, dato che il raggio dura circa un secondo. Abbiamo quindi il tempo di spostarlo e di creare un'esplosione concatenata. Per quanto riguarda invece il PvP è anche qui molto forte, soprattutto contro più nemici. Tuttavia è difficile da usare a causa della lentissima velocità di carica, accompagnata da un'altrettanto lenta maneggevolezza. In generale comunque ci basterà sparare il raggio vicino ai nemici o addirittura anche addosso a questi per farli esplodere in ogni caso. L'arma, oltre ad essere quella con il DPS più alto, è anche quella con la carica più alta, indicata sulle statistiche con un valore di 1000. In generale l'arma ha comunque un rinculo veramente inesistente, un impatto e una gittata infiniti e un caricatore di 4 colpi. Quindi ragazzi, questa è la recensione del Mille Voci. Come al solito direi che se vi è stato utile lasciate like, commentate, condividete tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Facebook, Instagram, che come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, è anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.